Sta andando avanti, 8,8%, ci vorrà un po' anche in questo caso, ma vabbè. Ma io mi chiedo, ma le state portando le cose dentro? Ovviamente no, è la risposta. Ci abbiamo spazio però per la carne? Perché mi sa di no. Abbiamo finito. Non ci credo, abbiamo finito tutto lo spazio per la carne. Ma subito. Già, diver. Vai, veloce. Velocissimo, anzi. Diver. Ci abbiamo la carne fuori che si rovina tra poco. Dai. Adesso facciamo costruire l'altro frigo. Così possiamo portare la carne all'interno. E vi devo dire che avere quattro frighi profondi pieni di carne, cioè, possiamo affrontare probabilmente un'apocalisse. Probabilmente. Tettole tappirio. Cos'hai? Backpack, al solito. Buttalo giù, mi dispiace. Non so perché ha buttato giù anche le munizioni, però. Ah, perché sta andando a ricaricare, non è che le ha buttate giù. Ok. Bene. Quindi come andiamo qua? Orange. Vedo poco orange. E non mi piace. Credo che potrebbe essere il caso di vendere tutto per una volta, sapete? Potrebbe essere davvero il caso di vendere tutti i vestiti. Così li dobbiamo rifare. Da zero praticamente. Le persone che fanno teoricamente questo lavoro ce le abbiamo. Quindi non vedo perché. Tengi, devi andare a finire il Orbital Bombardment Grenade. Sto guardando un attimo dove potrei piazzare anche questo. Direi qua. Qua dentro mi sembra un buon compromesso. Ok, ottimo. Sono fantastici a lavorare, ve lo dico. Ok, quindi adesso potete costruire anche questo. E appena scavate questi due. Eh no, Stampi. Eh no. Che mi fai venire Salinas dall'altra parte della colonia. Dai, da bravo. Ok, fantastico. Carlotta sta facendo butchering. Lentamente, ma lo sta facendo. No, non ce la facciamo. Con solo un cuoco non ce la facciamo. Devo sospenderla. Cioè, devo togliere questa cosa, questa necessità. Per ora dobbiamo andare con ancora i Simple Meal. Poi vedremo più avanti quando avremo altri cuochi. Fatemi vedere magari chi è che può farlo. Cook. Allora, Carlotta, chiaramente. Rick e Sadie eviterei di farglielo fare, dato che servono ovunque. Zavala, non ci penso nemmeno a farglielo fare, anche se ha 17, lei. Carlotta quanto va? 16? Mica la migliore. Never do cleaning. Ok, I guess. Va bene, fai come vuoi. Bravo, Giosuè. Che lavori e sistemi le cose. Bravo. Bravissimo. Mi piace il tuo spirito. Non so come mai qua non abbiano voluto costruirli. Fa niente. Ma ci siamo? Ci siamo quasi. Anzi, io toglierei quasi quasi il quasi. Perdonatemi il gioco di parole, ma dovevo farlo. Allora, expand zone. Copy settings. E facciamo una nuova mangiatoia. Paste settings. Expand. Ok, questa qua la rimuoviamo, delete. E ora questa è la nuova mangiatoia. Rename mangiatoia. Ok, fantastico. C'è una cosa che ancora mi dà fastidio, ma se non erro possiamo sistemarla con il pavimento. Whitelino, vai. E quindi adesso trasporteranno bene tutto. Trasportatelo. Ora, noi dobbiamo fare un bel po' di letti per animali. Ok, buoni, perché adesso dobbiamo farci. Non so perché ho una lepre, quindi muori. Drake, Duck, Duckling, tutte queste qua dovrebbero. Perfetto. Possono andare in papere. Voi invece siete galline,
Quindi dovete andare in galline. Ce n'è un botto proprio. Ok. Voi invece siete maiali, quindi dovete andare qua. So pig piglet. Siete pochi, eh. Eppure ne vedo di più. Ah, infatti, perché... perché sono... vabbè. Bestiame, bestiame, bestiame. Ok. Teoricamente dovremmo esserci, si dovrebbero ridistribuire bene. E infatti, se non erro... Tu cosa ci fai qua? Dovresti essere in galline. Come tu dovresti essere in galline. muovetevi ad andare in galline, perché sennò morirete. Però ci siamo, sì, dai. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. C'è poca luce qua in mezzo. Infatti, qua è praticamente dark. Posso fare così, dato che ci saranno sopra i letti. Li facciamo passare sotto il cavo. Bene, bene, mi piace, mi piace. Io vorrei venderli tutti questi vestiti, però deve passare il commerciante giusto. Bravo Ascanio, che stai andando a lavorare tu esattamente, però. Ah, ok. Cos'hai beccato? Ma c'è un fallout! Cazzo, guardate! Non so se si nota, ma tutti sti pallini bianchi! Ragazzi, ma quando non me ne ero accorto? C'è fallout radioattivo! Sì, però la Scania frega tipo un cazzo di niente più o meno. Tra poco però inizierà ad accorgersene. Wow, perché? Non dovrebbe poter... Cioè non dovrebbe sentire gli effetti lui che è all'interno. Ok, non vorrei dire, ma è possibile che sentano i... No, no, così... No, è impossibile. È impossibile davvero che sentano i... gli effetti. Ragazzi, è arrivato. Non me l'aspettavo. È arrivato il fallout nel radioattivo. Siamo rovinati. Oh, mannaggia. E mo'? Ride? Non ci credo. Ora. Cazzo. Proprio nella zona... jeez. Fuck. Shit. Fuck, I guess. Ok, Cody, Anatoli, no path, vai. Qua dovete andare, che cazzo state dicendo? Anatoli, muoviti qua. Prego, dimmi che funzioni. Vabbè, fate pure. Cazzo di imbecilli. Ma te che cazzo sei? Magari se vuoi sparare ora. Ma magari, eh. Eh sì, lo sentono è come il fallout radioattivo, è come se lo sentono. E la butto lì. Ma voi due siete due cazzo di super soldati. Scusatemi. Potete fare letteralmente una strage. Anatoli, Anatoli, tocca a te, devi andare lì. Boom, dai, su, rovinagli la vita. Rovinali, Anatoli, rovinali. Anatoli, vai. Fantastico. Ritiratevi voi due.
Anatoli, tocca a te. Rick, perché non... perché devi fare quel giro lì? Io mi chiedo perché devono fare quel giro di merda. Oh yes! Aha. Why the fuck would you do that? Oh, se pensi che sia più veloce. Io non ci credo. Grazie che ora sei più veloce. Marica, ma ti muore in mano. Grazie. 09 ore, 3 secondi, 09 ore, 2 ore, 8 ore. Ecco. Lei può andare a prendere se vuoi. Cattura. 2 ore, 06 ore, c'ha l'asma. 05 ore, 08 ore, 2 ore, va bene. Cody, cattura. Sì, ma in tutto questo abbiamo il Toxic Fallout, eh. E noi non abbiamo... se non erro non abbiamo ioduro di sodio... di... sì... ioduro di potassio. Quindi devo far fare su... lo devo far fare subito. Potassium iodide. And do until you have... 100. E... devo modificare il vaccino. No, non load out. Non load out. Drug policies. Select policies. Ok, potassium iodide 5 giorni. 1. Penoxicillina 5 giorni. 1. E birth control, fatemi indovinare, 5 giorni. 1. Ok, quindi andata. Adesso hanno tutti il tutto. Allora, sì, decisamente poi. Sapete, magari se vogliamo spegnere anche il fuoco. Qua hanno fatto un danno. Non lo nego. Però si sono ammazzati praticamente da soli. Quindi capite che sono stati un po' stupidi loro. E a me va bene così, eh. Cioè, mi va benissimo proprio. Vedo che anche qua il problema persiste. Ok, direi che tra poco tutti entrate dentro. Con una certa priorità anche. Non ho capito bene come funziona. Però a quanto pare se la zona comunica con l'esterno loro non possono starci. Quindi dovrò far evitare parecchie zone, mi sa. Ecco, ad esempio, questa zona non possono attraversarla. Ed è problematica come cosa, perché non possono più andare all'esterno così. Boh, noi ci proviamo. Se poi vedo che peggiora la situazione... piuttosto aspetto che passi il fallout tossico. Ok, dobbiamo guardare un po' di cose. Ad esempio... Zavala, io lo so che... scusa un attimo, perché non puoi andare di qua? Ah, cazzo, le cose stanno marcendo fuori. Non so manco che attributi abbia, fa un po' schifo in realtà. Però va bene, oh. EMP cannon finiti, vai! Repulsor Technology, andiamo. Probabilmente poi nelle prossime puntate iniziamo il fermenter. La vasca alla fermentazione, sostanzialmente. Ok. Di qua è safe, se non erro. Devo monitorare un po' tutti. Radiation sickness sta scendendo. Ok. Qualcuno sta preparando lo ioduro di potassio? Nessuno sta preparando lo ioduro di potassio, anche perché non sanno dove metterlo. Quindi Steven, qua. Ok, quanto dovrebbe durare tecnicamente?
Perché è passato e boh. Ah, questo qua è per lo ioduro di potassio, abbiamo detto. Manufacture drugs. Potassium iodide. Eccolo qua. Cannot make penoxicillin. Sì, ok. Ah, perché c'è bisogno delle neutrammine. Ma noi le neutrammine non le abbiamo. Perché non abbiamo le neutrammine? Quando abbiamo il sintetizzatore di neutrammine? Abbiamo il sintetizzatore di neutrammine, vero? No, non l'abbiamo. Per qualche ragione non ho fatto il neutrammine refiner. Sono un genio del male, decisamente. E non glielo posso far fare. Beh, in realtà posso farglielo fare. Basta che per un attimo ignorino le cose che gli ho detto di non ignorare in realtà. Chi è un costruttore qua? Rick, se non erro, è un costruttore? Va bene, Rick, tu puoi andare, guarda, unrestricted. Rick, vai. Vai a lavorare. Ci servono le neutrammine, non ci avevo pensato, io non ho mai fatto un neutrammine refiner. Genio, genio ovviamente. E quindi mi tocca farlo adesso. Brawler has ranged weapon. Via. Ora non più. Va bene. Ok, allora. Abbiamo fatto un po' di progressi e abbiamo visto che il fallout radioattivo c'è ed è problematico perché adesso teoricamente è passato eppure gli effetti ci sono ancora, quindi non so quanto durerà. Io direi che per questo episodio è tutto, spero vi sia piaciuto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti dicendomi anche effettivamente cosa ne pensate di questa meccanica del fallout radioattivo, dato che è la prima volta che la vediamo. E niente, se avete qualsiasi altro dubbio, commento da lasciarmi o consiglio, come al solito fatelo qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio ancora per la visione, sono Gold e noi ci vediamo con i prossimi video.